Il primo weekend di saldi alla fine non ha deluso le aspettative dei negozianti neanche a Napoli. Nel capoluogo campano, dopo un primo giorno in sordina, nel quale si sperava in una maggiore affluenza, soprattutto grazie alla prima domenica, sono state poi rette le aspettative. La spesa media della clientela si attesta sui 200 euro a persona, in alcuni casi anche maggiore, confermando la tendenza prevista dall'osservatorio economico. Dal canto suo, Confesercenti si dichiara soddisfatta sui primi giorni dei saldi estivi. I consumatori hanno approfittato del tempo libero e si sono recati a fare compere, spesso senza curarsi dello sconto, a conferma del fatto che il giro di acquisti stagionale deve ancora essere fatto da molti e si fa per dire, correndo ai ripari. In concomitanza con la busta paga di luglio è atteso anche l'arrivo delle quattordicesime, che andranno ad influenzare con un'incidenza maggiore la propensione agli acquisti dei consumatori. Abbiamo percorso quella che probabilmente è uno dei cuori pulsanti dello shopping partenopeo, via Toledo. Cosa avrei intenzione di comprare? Molto per i miei figli, perché nel periodo dei saldi ci sono abbastanza occasioni, e qualcosina per mio marito. Per me è già dato, grazie. Quando spenderò? Spero non tantissimo, perché mi servono i soldi per andare a mare ancora. Gli acquisti già li ho fatti per i saldi, quindi sono arrivata al limite massimo di 220 euro, quindi penso che mi fermerò. Cosa comprerò? Questo paio di sandali. Pure io. Uguali.